Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci seguono in diretta e in registrata per questa serata di dirette su Libri.tv. Questa sera, quest'oggi, anzi, cominciamo in modo un pochino, diciamo, inconsueto con un collegamento in diretta da Torre Argentina, dove si sta svolgendo il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E siamo in compagnia di Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani. Intanto volevo chiedergli appunto come gli sembrava queste prime ore di apertura di comitato, il tenore, diciamo, degli interventi e la partecipazione. Partecipazione, come sempre, molti compagni seguono per radio e vengono con i tempi del lavoro, insomma, per cui molti sono già oggi, gli altri verranno domani. Sul tema di intervento c'è stata una buona relazione di Stadiolini, c'è il disastro economico della relazione di Lucia, che si vede un po', e c'è un po' di smarrimento, perché Stadiolini ha fatto le proposte che in condizioni normali sarebbero ottime, cioè campagne sul referendum e raccolta firme per presentarci da soli e eventualmente contestare poi le riforme elettorali, stride un po' con i primi interventi che hanno fatto capire come ormai dobbiamo fare i conti con le nostre forze e con un mutato quadro di tantissimi usi dei nostri strumenti. Infatti questi giorni partono il referendum di Pietro, e poi anche le interline, il quadro politico non è così semplice, e le nostre forze non sono sicuramente quelle di alcuni anni fa. E in tema di scadenze elettorali nazionali e regionali, che a parte il Lazio è probabile che subisca la Lombardia e magari anche altre, difficile che qualche partito politico di schieramento sindacale decida di darci il sostegno come è successo nel 2004 per il referendum sulla fecondazione, quando le regioni rosse e PDS ci diedero quella spinta decisiva. Silvio, in apertura in sede, diciamo, di approvazione dell'ordine dei lavori, c'è stato un momento di impasse, insomma, poi i lavori non andavano fluidi perché, insomma, ci stava da capire una cosa, cioè praticamente c'era da capire un pochino che parte avrebbe avuto nell'ordine dei lavori, insomma, in questo dibattito di questi 3 giorni, la modifica statutaria che ormai, insomma, quasi un annetto, qui ci si è cominciato a lavorare. Il statuto di Radicali Italiani, ovviamente. Ecco, poi alla fine cosa si è deciso? Cosa si farà di questa modifica statutaria? C'è una ragionevole speranza che si riuscirà a fare una riforma statutaria? Ma guarda, a me le riforme statutarie non sono mai appassionato, perché i radicali italiani sono una galassia. Abbiamo un simbolo che è Aristano Capannella, abbiamo il PRNT che non si presenta alle elezioni, abbiamo i radicali italiani che è la parte italiana, ma molte volte sconosciuta, e poi c'è una galassia. Per cui non è lo statuto dei radicali italiani così fondamentale. La questione è quella delle elezioni, del sistema elettorale interno. Il vecchio sistema delle liste bloccate, con alto numero di firme per presentarle, limitava, c'è sempre stata una forte minoranza interna. Il sistema all'australiana modificato delle singole preferenze libere, con il fatto la lista unica e preferenze libere ponderate, ma potrebbe anche essere non ponderate, ha permesso un grosso ricambio del comitato. Sono molti giovani, molte persone nuove, gente che normalmente non sarebbe stata eletta. Questo ha creato un po' di malumori, c'è sempre il contesto del sistema elettorale, allora si vuole fare un nuovo sistema elettorale. E su questo c'è la Commissione. Insieme si sono messe alcune aggiuntive, tipo l'abolizione della carica del Presidente, che mi sembra ridicolo, perché neanche di garanzia, il Presidente del Congresso è una visibilità legata al tesoriere segretario, che in passato è sempre stata terna, da quando ci sono io è un ruolo un po' più statutario, diciamo, anche perché sono sempre un po' critico e un po' non di sintonia sempre con la maggioranza. E quindi si ripropone un sistema elettorale a liste. E poi c'è stata questa voglia di modificare con un lungo preambolo politico, che come tutte le cose lunghe non piace a molti, per questo o quell'altro aspetto, per cui alla fine credo che si cercherà di votare il sistema elettorale e le altre modifiche sono affidate all'eventuale presentazione di emendamenti o del genere, se ci saranno. Tenendo presente che per i radicali italiani, lo ricordo per completare il quadro, le modifiche statutarie si possono fare in comitato ma anche al congresso. E quindi è chiaro che oggi il sistema elettorale per eleggere il comitato sarà quello che eleggerà il nuovo comitato del congresso, qualunque esso sia, non cambierà moltissimo, come dico io, non polemicamente, ma così in modo un po' colorito. Le decisioni prese da Radicali negli ultimi 10 anni non sono mai passate per il comitato. Poi ha preso il congresso,
poi ha preso le riunioni di Galassia attorno a Marco Pannella e a quelle che era dirigente radicale. Quindi secondo me bisogna un po' realisti e capire esattamente cosa sono i radicali. I seminari servono per dare un po' il polso alla situazione, per dare delle idee. Credo che molte volte sono più a Marco Pannella per avere un po' in contatto con l'area radicale che ai radicali per decidere. Silvio, tu hai parlato delle elezioni, è una cosa che da tanto tempo credo e che tu mai, cioè in questo caso, ma nessuno più di te potrebbe darmi una risposta ovviamente qualificata. Quanti sono le persone che si eleggono in comitato, ben non elette? 60. Okay. 60 allora, più sono membri di diritto, tutti i parlamentari. No, io parlo di persone che quindi in qualche modo sono destinatarie di questo 60. Sistema elettorale. Allora io ti chiedo, quando in un comitato, al momento in un congresso, al momento delle votazioni del comitato, più o meno ci sono 200 votanti, più o meno, 203, che devono votare 60 persone, quindi stiamo a un rapporto con di 100 4, candidati circa. Ecco, sì, insomma, più o meno un rapporto di 1 a 4. Non credi che nessun sistema elettorale possa dare il meglio? Sicuro. Infatti nel vecchio sistema bastava che uno si presentasse con 3 voti sicuri e se veniva messo in lista veniva eletto. Anche perché questo faceva sì che con il vecchio sistema non c'era preferenza, però veniva messo in posizione eleggibile in base ai voti che portava. Chi portava 3 voti era, automaticamente dava un eletto in più a quella lì. Tant'è vero che oltre alle 2 liste più o meno dei coscioniani, non ho mai capito bene le differenze perché poi sono molto centrate alla situazione romana, c'era sempre poi la terza lista dissidente e a volte la quarta lista del resto del mondo, dove tutti quelli si mettevano assieme e facevano il loro numero di eletti in base a chi era primo, secondo, terzo. C'è anche il mercato delle vacche, per usare un termine, un'espressione colorita, per cui chi non era messo in posizione soddisfacente in una lista cercava di farsi mettere in un'altra lista. Io dico che l'ultimo sistema, quello che è tutto sommato, è equilibrato. Poi è ovvio che uno può essere eletto primo o può essere quindicesimo, ma se si è eletto 57esimo non cambia assolutamente nulla. Io ricordo che stavolta, che non ho fatto proprio nulla perché ho la presidenza, sono stato riconfermato presidente, ma sono entrato in comitato credo come 30esimo, 20esimo, ma perché chiaramente ho distribuito i voti anche l'altro. Cioè, c'è sempre questa paura che i gruppi organizzati possono. I gruppi organizzati ci saranno sempre e sempre proporranno un accordo tra di loro. Non è possibile eliminarli. In qualsiasi assemblea, anche in un condominio, si formano dei gruppi. Quindi credo che quello del sistema elettorale, in particolare nel congresso dei cari italiani, sia un po' un alibi, un pretesto per non affrontare altre questioni. Silvio. Adesso passiamo a un altro tipo di argomento, ma insomma sempre tematica radicale. Si è svolto un evento davanti al Ministero della Salute, molto importante. Ecco, ci devo parlare sinteticamente, abbiamo ancora 5 minuti. Ma io volevo chiamarlo un flash mob dopo, perché data l'età mi ha chiamato un sit-in, è una presenza. Altri tempi, sì, io a Torino, da quando abbiamo cominciato a usare l'aeroporto 6, ho ottenuto le scatole vuote. All'inizio perché Cota aveva detto che l'aeroporto 6 sarebbe marcita negli archivi, nei magazzini, e allora tenevo le scatole vuote dicendo riempio io quegli archivi e i magazzini con le scatole usate. Poi Cota ha ammorbidito la proposizione, un po' per passata la polemica, poi la funziona, e anche all'interno sia della Lega e del PDL c'è una posizione dissonante su questo, per cui le scatole sono rimaste lì, sono ammucchiate. Io volevo sempre portarle a Cota, non ho avuto l'occasione, ho consegnato al ministro una lettera aperta e una scatola quando era a Torino, e gli ho annunciato che l'avevo portata al ministero. In questa occasione venendo giù in macchina, mi sono caricato, le ho portate, c'è il congresso dei ginecologi mondiale a Torino, qui a Roma. E allora abbiamo deciso un giorno di portarle davanti al Ministero. Con me sono tutti altri ginecologi della Toscana, dell'Emilia, della Puglia, dove la stanno utilizzando. E abbiamo tenuto l'incontro al capo del gabinetto del Ministro, sapevamo che non c'era, perché era impegnato al mattino al Parlamento, all'università, quindi ma poi non era quello, e abbiamo posto il problema dell'eliminazione delle cose. Oggi per utilizzare il 6, la circolare del Ministero prevede un ricovero obbligatorio di 3 giorni, cosa che non viene assolutamente rispettata nella stragrande maggioranza dei casi, quasi in tutti, sia nelle regioni che sono leader, Piemonte, Emilia e Toscana, perché o si fa il doppio ricovero, la signora viene ricoverata formalmente
dimessa subito dopo volontariamente, quindi dimissioni volontarie, poi ricoverato 9 giorni dopo, o come in Emilia perché la regione ha deciso per il day hospital. In Toscana la regione ha lasciato libero il medico, infatti si fa il day hospital. E quindi mi hanno chiesto di verificare dopo 2 anni e mezzo com'è la situazione, di rinunciare a questa posizione ideologica, anacronistica, antiscientifica, perché è l'unico paese europeo e mondiale che prescrive il ricovero dopo il primo farmaco, e di rimuovere quelle indicazioni che peraltro hanno rispettato, perché non rispettato. E abbiamo sottolineato come, dal punto di vista scientifico, eventualmente il problema è il secondo farmaco, quello che la signora rimane in ospedale, siamo noi che la teniamo perché ha un'esigenza clinica, e non il primo farmaco, che invece è assolutamente innocua dal punto di vista del ricovero e della necessità di tenere sotto osservazione. Peraltro, tutti chi usiamo il numero 6 posti leader, la paziente ha ampiamente riferimenti a cui rivolgersi, sia non solo il pronto soccorso, ma anche telefonici. Quindi è stata una manifestazione, diciamo, utile, tra sotto fotografia, sotto la targa del Ministero, che sotto c'è la famosa frase dell'OMS, che la salute non è solo assenza di malattie, ma il benessere fisico, psichico, eccetera. E chiaramente il fatto che un Ministero non segua le indicazioni scientifiche, ma si faccia prendere da posizioni pregiudiziali, politiche, ideologiche, è un controsenso. E l'ultima cosa da notare, potendo finalmente parlare con i dirigenti del Ministero, il capo di gabinetto non lo so se era quello di Ristoraci, ma i dirigenti sicuramente c'erano, che in tutte le commissioni sugli aborti che vengono fatte a livello nazionale non ci sono mai i medici che fanno gli aborti, ma sempre i medici che non li fanno. Ed è come se i protocolli della cardiochirurgia li facessero gli autisti. Questo è chiaramente il capo di gabinetto ha preso atto, ha detto riferirò al ministro, ma io mi auguro che il ministro, abbastanza convinto, il ministro non possa intervenire perché il governo tecnico su questioni etiche tende a rinviare, non ha una maggioranza. Però su questioni squisitamente burocratiche possa dare un clima e fare qualcosa. Questo sono abbastanza fiducioso. Rapidamente un'ultima cosa. Silvio, congresso fra poco, 15 giorni, ti ricandiderai? Beh, direi sempre che quella che vince non si cambia. È chiaro che se Staderini e De Lucia si ricandidano, mi ricandido. Poi ho visto che già altri vogliono candidarsi, non è un problema. Non ne farei una questione assolutista e burocratica l'anno scorso, quando mi è stato chiesto di non candidarmi perché c'era quella giovane, quell'anziano, quella non so. L'ho fatto per 2 anni, ho riscoperto un ruolo gratuito, senza entrare, a costo zero, del Presidente come interpretato dallo Statuto, che presiede il Congresso e partecipa alla direzione, quindi un ruolo addirittura, direi che è un ruolo minore di quello che avevo quando ho fatto il Comitato, eccetera, che però credo di aver svolto bene, non sono romano, questo è a volte uno svantaggio, a volte un vantaggio, riequilibro un po'. Qualche volta la mia posizione personale, politica, può non piacere, ma fa parte dei radicali, su ogni argomento vedo che ci sono posizioni e ho sempre rispettato quelle che sono le prese di posizione e diciamo, la linea che dal segretario e da Carmelo. Non mi pare di aver mai preso posizioni dissonanti. Forse ho anticipato un po' quando ho detto che vedevo difficile la fiducia a Berlusconi da parte dei radicali, anticipando di qualche ora di quella che poi è stata la posizione ribadita dal gruppo parlamentare e dal segretario. Grazie Silvio Viale, diamo appuntamento su libri.tv per questa e le altre Mi interviste. vedete e mi ricandido. Lo valuterò, ma Valuterai. molto possibile. D'accordo, grazie ancora. Ciao, grazie.